qui ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata. Nella puntata di oggi vi porto un gospel chop, un chop molto molto musicale, molto interessante, che adesso andremo a vedere. Se sei nuovo di questo argomento, se non conosci bene il discorso gospel chop, il discorso linear drumming, ti consiglio di andare nel mio canale perché ho già dedicato dei video al riguardo con batteristi come Thomas Pridgen piuttosto che Tony Royster e altri nomi del panorama gospel. Gospel chop è una definizione che è stata data ormai negli ultimi anni per definire un tipo di approccio alla batteria che è un approccio molto musicale, un approccio fatto di incastri tra gran cassa, tom e non solo, altre parti della batteria, e diciamo che fa parte di tutto il mondo del linear drumming. Il linear drumming è proprio quel modo di suonare in cui non ci sono mai unisoni ma ci sono sempre dei colpi alterni, ma non solo con le mani, ovviamente tra la gran cassa e le altre parti della batteria. Finito il pippone molto teorico, andiamo direttamente a vedere il chop di oggi. Prima ti chiedo di iscriverti al canale, attivare la campanella. Se non mi conosci, se non hai mai visto i miei video, ti consiglio caldamente di andare a fare un giro sul canale perché puoi trovare tantissimi contenuti completamente gratuiti, dalle lezioni di batteria alle reaction dei grandi batteristi, dalle quali poi faccio delle trascrizioni, ma ultimamente stanno uscendo anche molti video con personaggi importanti come Gergo Burlai, con Eric Moore. Quindi se ancora non conosci il canale, fai un giro, iscriviti e attiva la campanella. Detto questo ragazzi, bando alle ciance, andiamo direttamente al feel. Il video di oggi è veramente corto. Giusto, ricordo che puoi scaricarti il PDF della lezione e te lo puoi anche riascoltare perché utilizzo un sito che permette di scaricare il PDF e di ascoltare lo spartito. Quindi cosa vuoi più di così? È anche gratis, quindi vado a scaricare. Andiamo direttamente al feel. Il feel di oggi dura 4 quarti e la figura principale del feel è quella delle sestine. Di preciso avremo 3 blocchi di sestine, quindi un quarto, un quarto, un quarto composti da sestine, e l'ultimo quarto è una nota da un quarto. Ok, però senza stare troppo a complicare, vi faccio vedere molto lentamente cosa succede nel feel. Ok, come avete visto non è un feel particolarmente complicato, anche perché la seconda parte è più facile della prima. Avete questo passaggio sui tom che è molto scenico, anche molto bello da ascoltare, e l'ultima nota sul rullante è da un quarto. Ok, potete anche pensare di usarlo in due parti diverse, ovvero usare semplicemente solo la prima parte. Oppure, come abbiamo usato la prima, possiamo usare anche solo la seconda. Proviamo a sentire. Bene ragazzi, il chop di oggi era questo, spero che vi sia piaciuto. Come avete visto è possibile utilizzarlo in varie maniere, quindi si può usare tutto il feel piuttosto che magari solo la prima parte o solo la seconda parte, questo va veramente a gusto personale. Penso che sia un feel molto molto interessante da utilizzare soprattutto nelle intro delle canzoni o comunque negli stacchi, perché c'è quell'ultima nota che lascia tutto in sospeso e dopo si ritorna all'1. Come sempre ricordo che trovate la trascrizione in PDF scaricabile completamente gratuita e la trovate in descrizione. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, attiva la campanella e ci vediamo al prossimo video. Ciao!